Mossa del Pinguino, il nuovo film diretto da Claudio Amendola, esce in un video. Il disco Blu-ray è etichettato Videa e oltre alla catena audio e video fornisce 4 contenuti speciali. Il trailer, il backstage di 10 minuti circa, una galleria delle foto di scena di 1 minuto e 20 e i crediti di chi ha realizzato il trasferimento. Se volete acquistare il disco vi ricordiamo che trovate il link nella descrizione del filmato. La traccia video è restituita in Full HD 1080p, con formato di immagine 16 noni a schermo intero. Il disco Blu-ray utilizzato è invece un supporto a singolo strato BD25, abbastanza capiente da consegnare un trasferimento di buona qualità, impeccabile nei dettagli dei visi e del vestiario. Già dalle prime immagini si percepisce la natura digitale del girato, ricca di minuzie e sfumature, ma forse poco accattivante nella colorazione, che è spesso fredda, a tratti desaturata, opaca negli esterni e gelida, proprio come l'inverno che fa da sfondo agli eventi descritti. La lingua italiana è presente in 2 soluzioni, in HD lossless 5.1 a 24 bit nella codifica DTS HD Master e in 2.0 con lo stesso codec ma a 16 bit di profondità. I sottotitoli sono italiani e inglesi, il che è strano, perché di solito le commedie italiane hanno i sub solo italiani. Qui trovate gli unboxing e i menu dei dischi Blu-ray di Lone Survivor e Un giorno come tanti. Cliccate sui riquadri per vederli. Nella descrizione trovate invece tutti i collegamenti per rimanere aggiornati. Potete seguirci su Facebook e iscrivervi al nostro canale. Alla prossima!